Vi avverto, per una sera non parleremo di morti, sarà una buona sera, una piccola storia, ma una piccola storia che contiene, secondo me, una grande morale. Allora, la donna che vi presento è una donna che sta seduta dietro la cassa dell'ipermercato, si chiama Raffaella e vive in un appartamento alla periferia di Milano assieme a due figli. E ogni volta che va in bagno piange. Piange perché pensa che la sua vita è andata a pezzi. Deve essere successo con la fine del secondo matrimonio, perché lì è stato il momento chiave. Raffaella era una bravissima cuoca ed è vissuta gestendo una gastronomia, fino a quando il marito non ha avuto un'idea un po' troppo ambiziosa. Le ha detto: perché non ci compriamo un ristorante? Vedrai che diventiamo ricchi. E lei gli ha detto: ma perché? Ma perché devo diventare ricca? Io sto bene così. Ma lui ha insistito, le ha ceduto e tutto è andato in malora. Prima gli affari e poi il matrimonio. Lei ha venduto casa, si è trasferita con i ragazzi in un piccolo appartamento in affitto, ma i soldi non bastavano mai per arrivare a fine mese. Così ha preso un appartamento ancora più piccolo, anche quello però ancora troppo costoso per una donna sola. A 45 anni non è facile trovare un lavoro fisso. Adesso Raffaella dà una mano in un bar e un'agenzia interinale le ha trovato un posto da cassiera in un supermercato. Un contratto a termine scadrà fra pochi giorni. È una delle tante precarie esistenziali di cui un paese come il nostro è pieno, ed è un paese dove è sempre più difficile per tanti rimanere in piedi. Perché non dovrebbe piangere allora in quel bagno? Eccola che la vediamo uscire dal bagno e tornare alla cassa. E 6 ore passa alla cassa, la testa piena di pensieri, batte centinaia di scontrini, è stanca morta. Ma adesso l'orario di chiusura è vicino, il supermercato si sta svuotando, non c'è più nessuno, a eccezione di un uomo. Uno solo, che ha il volto coperto da una sciarpa. Si avvicina alla cassa, è un italiano, corpulento, dimostra di avere circa 40 anni. Appoggia con violenza le mani sul bancone e Raffaella si scuote, si spaventa. L'uomo pretende i soldi che stanno nella cassa e gli dice: non è una richiesta, è un ordine. La sciarpa gli scivola dal naso e gli scopre il volto, rendendolo riconoscibile, questo povero ladro di periferia. Raffaella pensa a uno scherzo, ma lui si fa minaccioso: se non mi dai i soldi, io ti aspetto fuori e ti gonfio di botte. Guarda che qui ho una pistola. Non sta scherzando. Dargli i soldi sarebbe la cosa più facile, più ovvia. Tanto non sono mica suoi i soldi, perché deve rischiare la vita per opporsi a questo poveraccio? Ma l'uomo rinnova l'invito. E intanto Raffaella, mentalmente, fa l'elenco di tutte le disgrazie che ha e pensa: ecco, mi mancava solo più questa, una rapina. Ma poi fa una cosa inaspettata e ai miei occhi piuttosto eroica. Guarda quest'uomo e gli dice: io non ti darò niente. Io non voglio mettermi nei guai con te. Ho due figli, sono separata e questo lavoro mi serve. Quest'uomo si innervosisce e dice: senti, è meglio che mi dai i soldi se non vuoi farti male. Raffaella gli cerca gli occhi e gli chiede: scusa, perché lo fai? Perché lo fai? E lui risponde: perché ho bisogno di denaro. Allora Raffaella gli dice: anch'io ne ho bisogno, sai, però non faccio queste cose. L'uomo la fissa sbalordito ed è come se nella testa gli scattasse un click. Si volta, come mosso da una forza superiore, e si allontana in silenzio. Fine della rapina che non c'è mai stata. Raffaella si affloscia sulla sedia e finalmente può cominciare a tremare. Più tardi, come se volesse spiegare persino a se stessa il suo comportamento, racconterà che la prima cosa che ha provato nei confronti di quel balordo è stata empatia. Dirà che guardando quell'uomo allo sbando, con il viso esposto alle telecamere di sorveglianza, per un istante ha visto riflessa la sua disperazione, ma che neanche quella disperazione basta a giustificare un crimine. Non è facile trovare il senso di sé in una vita che sembra una sconfitta, ma la storia apparentemente piccola di Raffaella mi ha fatto venire in mente una splendida frase di Ennio Flaiano, che dice così: il gioco della vita è questo, cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo. Ecco, Raffaella forse lo ha trovato, perché quando un uomo con la pistola incontra una donna con dei principi, l'uomo con la pistola può persino scoprire di essere vivo. Buonasera, fate bei sogni, ci vediamo sabato alle 20:20.